Ciao a tutti ragazzi, io sono Anghisus e oggi si riprende con cosa ho fatto. Io ho cliccato il pulsante per le cuffie che evidentemente fa aprire e chiudere il menu. Oh mio Dio. Ok, cose strane, perfetto. Oggi si riprende con Minecraft 2 Zarkrix Ninja. L'ultima volta abbiamo fatto fuori Terraconda. Andiamo da Wood, The Bad, quello lì insomma. Ok, stavo avendo dei problemi con l'audio purtroppo, come dicevo prima a Roma, prima che iniziasse il video. Questo è Zach. Spero non si sentano. E spero di averli risolti. Ok. Perché ci hai messo tanto, Geo? Scusa, dimmi che non è uno scherzo, Bud. Hai davvero trovato Sonia? Beh, non esattamente. Bud stava registrando un telegiornale straniero e pensi di aver trovato un indizio utile. Io e Zach eravamo finiti in altri paesi, non è così? Quindi ci siamo dati da fare per scoprire il più possibile. E con quel telegiornale abbiamo fatto bingo. Oh, abbiamo passato molte notti insonni. Ho anche saltato un paio di pasti. Grazie ragazzi. Se l'avessi saputo vi avrei aiutato anch'io. Per noi è stato quasi un dovere. Che salto era quello. Del resto, siamo dei grandi fan di Sonia Storm. Ragazzi, se sparissi anch'io, spero che vi darete da fare allo stesso modo. Certamente, io rischierei la vita per salvarti. Riferimenti al 3? Probabile. Ogni modo, dovremmo guardare il telegiornale corregistrato. E ora passiamo alla notizia che sta facendo il giro del mondo, quella dei misteriosi incidenti aerei. Diamo la linea a Tom, il nostro inviato. Incidenti aerei? La particolarità di questi incidenti aerei è che avvengono sempre nello stesso posto e alla stessa altitudine. È alquanto strano. Ieri un altro aereo è quasi precipitato. Ci è mancato poco. Abbiamo intervistato il pilota dell'aereo sfuggito alla sciagura. Ma andiamo in onda a servizio. Ieri stavo pilotando normalmente, ma quando sono entrato in quello spazio aereo, gli strumenti si sono spenti e i comandi sembravano impazziti. Poi l'aereo ha perso quota e abbiamo fatto un atterraggio di emergenza. Alla fine ce la siamo cavata. Wow. Ecco, questa è la parte che ci interessa. Poi, appena prima di perdere il controllo, l'ho vista. Una ragazzina vestita di rosa che volava nel cielo. So che sembra incredibile, ma sono sicuro di averla vista. Ho visto una ragazzina carina vestita di rosa che volava. È pazzo, forse, quel pilota. Quante volte l'ho ripetuto? Ora non credo sia così importante, amica. Non quanto la ragazzina vestita di rosa che dice di aver visto. Deve essere Sonia. O almeno credo. Sì, potrebbe essere lei. Era vestita di rosa e il pilota ha detto che era carina. Solo Sonia queste due caratteristiche. Anche il fatto che volava effettivamente rientra nelle sue caratteristiche. L'atterraggio di emergenza è venuto a Loch Ness. Se ci sbrighiamo possiamo andare a parlare con il pilota. Ok, ci penso io. Al momento non sappiamo nulla per certo, quindi dobbiamo indagare. Andrò io a parlare con quel pilota. Ok, voglio accedere. Sì, voglio accedere, mia. Svolto M, onda cielo, in onda. Allora, io dovrei avere chiave Eila, perfetto! Ok. Nel frattempo, secondo le informazioni ottenute da Hyde, pare che Moon sia a est di Eila. Sì, la nostra nuova assistente lo sta già verificando. Ti riferisci a quella ragazza che gli ha soldato? Pensavo che non avrebbe mai accettato di schierarsi con noi. Come sei riuscito a convincerla, Hollow? È stato facile, come bere un bicchiere d'acqua, mia signora. È una ragazza onesta e gentile che tiene molto i suoi amici, cosa che ho sfruttato. Le ragazze dal cuore puro sono sensibili a certi argomenti. State tranquilla, farà tutto ciò che le dico. Non ha altra scelta. What? Ok? Non so a chi si riferisca. Va bene. Una ragazza, comunque. Al telegiornale hanno detto che l'aereo è atterrato a Loch Ness. Scommetto che il pilota è ancora lì. Dobbiamo chiedergli di quella ragazza vestita di rosa che ha visto. Ok, andiamo a chiedere al pilota. È lei il pilota? Sì, posso aiutarti? Riguardo l'aereo caduto nel lago, lei è il pilota, vero? Sì, sono io. Sono precipitato proprio nel lago. Che vergogna. In più hanno detto che lei ha visto una ragazza vestita di rosa. È vero? Certo che è vero, ho visto una bella ragazza tutta rosa. La scatta nera ha registrato tutto, ma ora è in fondo al lago. Quindi se la trovassi riuscirei a vedere quella ragazza? Sì, ma è una parola.
credo sia finita nel punto più profondo del lago. Potrebbe essere un indizio su Sonia. Devo cercare nel lago. Può arrivarci dalla strada d'onda dell'osservatorio. Sbrigati a risolvere questa faccenda. Ok, dobbiamo ritornare nel lago. E quindi dobbiamo andare nell'osservatorio. Non so se potevo passare da lì. Sempre Copper. Signor Copper, eh? Sei tu, Giro. E qui per indagare sugli incidenti aerei, giusto? Sì, proprio così. C'è qualcosa di strano. Me lo sento. Perché continuano ad esserci incidenti? Accadono sempre nello stesso posto e nelle stesse condizioni. Ultimamente abbiamo avuto Emily e altri strani fenomeni. Non credo siano tutti incidenti isolati. Credo ci sia qualcosa di molto sospetto. E la polizia è dello stesso avviso. C'è dietro qualcosa. Ma cosa? O chi? Oh, scusami. Al momento non ho alcuna prova. Pensavo solo ad alta voce. Spero che la polizia si sbagli, perché altrimenti... Materializzazione, sommozzatore. Chissà perché diventa nero lo schermo. Di solito non diventava nero. Ok, andiamo. Ok, siamo sott'acqua. Dobbiamo raggiungere il punto più basso del lago. Ok, ce l'ho fatta. Ehi, guarda, questa cosa è nera. È proprio la scatola nera. Che sta per scatola nera, presuppongo. Ok, detrasformiamoci perché non abbiamo di tornare indietro. Ok. Ok. Ehi, era proprio quella, la scat nera. Gio consiglio la scat nera al pilota. Ora potrò dimostrare che non mi sono inventato niente. Oh no, cosa c'è? Oh no, 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 no. Ci serve un proiettore per riprodurre i dati. Dove possiamo trovare un proiettore? Un proiettore, spero che... Penso che stia per proiettore. Fatemi rimembrare dove si può trovare un proiettore qui. Da lui? Apri caso un proiett? Certamente, a volte lo uso per lavoro. Sai, lavoro per un emittente TV. Potrei prestarlo per un po'? Beh, sei un brother di Zack, quindi te lo presto volentieri. Giunti nell'onda materia proiett. Grazie mille. Perché me lo presta perché conosco Zack? Questa cosa non ha il minimo senso. Forse perché, vabbè, Zack è stato intervistato per Messi, ma comunque non ha senso. Ehi, hai trovato un proiett? Ora posso dimostrare la mia versione dei fatti. Materializza subito. Cosa ho detto? Materializzalo. Materializzalo subito. Non il sommozzatore. Ok. Proietto di materia in attesa. Fermo l'immagine, mando avanti veloce o al rallentatore? Ok. Materializzazione, proietto! Come va, ragazzo? Proietto al tuo servizio. Ho delle immagini dell'atterraggio di quell'aereo. Ti interessano per caso? C'è stato una specie di incidente qui sopra Loch Ness e io posso mostrarti cosa è accaduto subito prima. Penso che questo dimostrerà che non stavo mentendo. Allora meglio occhi, gente. Siete pronti? Non vedo niente. Gli strumenti di bordo non funzionavano bene e lo stesso vale per la telecamera. È tutto, gente! Ho visto Sonia Strum. Ehi, hai visto? Hai sonno? No, lasci perdere, non è niente. Mega, quella era... Sì, quella era Sonia trasformata in Arknut. Oh, quel fotogramma non dimostra ciò che ho visto, purtroppo. Oh, beh. Aspetti, devo chiederle una cosa. Che cosa? Cioè, mi spaventi così, ragazzo. Dove è stato registrato quel filmato? Vediamo. Al labirinto delle Bermuda. Labirinto delle Bermuda? È est di Eila. In quella zona gli strumenti degli aerei impazziscono tutti. A est di Eila? Posso usare l'onda cielo? Ok, ragazzi. In realtà è difficile dire quanto io abbia registrato per questo episodio, ma sono a 20 minuti io. So che ho perso un po' di tempo tra la strada... onda e le cose di questo tipo, ma direi che per oggi ci fermiamo qua, perché mi piace lasciarvi con la suspense. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto questo momento, mettete mi piace, iscrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo episodio dove indagheremo nel labirinto della Bermuda. Quindi, bella ragazzi!